Salve a tutti ragazzi, io mi chiamo Gabri Osta, bentornati alla seconda parte della spiegazione dei tesori di Sly Cooper, ladri nel tempo, trovati nelle cinque epoche. Ora se mi ascoltate con attenzione vi farò sentire quelli nuovi, se c'è qualcosa di nuovo. Il ritratto di Le Paradox. Le Paradox ha commissionato questo dipinto a olio a un grande pittore del Rinascimento. Le Paradox è ritratto come un eroe che accarezza l'amato detonatore da cui non si separa mai. Forziere del tesoro dei ladri, un forziere del tesoro pieno di monete, gioielli, perle, un tempo faceva parte della collezione di tesori dei 40 ladroni. Purtroppo questo è ciò che rimane delle loro prodezze passate. Lampada d'oro magica, una delle molte lampade d'oro presenti in Arabia che si dice possiedano poteri magici o magari ospitino un genio. Dipinto di Miss Decibel. Miss Decibel ritratta con indosso la sua ampia giacca rosa e il boa di piume. Scimitarra d'argento con gemme. Questa scimitarra d'argento da cerimonia è incastonata di pietre preziose. Si dice fosse la spada usata in guerra dal principe Azad. Secondo la leggenda, il principe Azad sconfisse la tribù Damar con una sola mano. Poi c'è il pezzo del bastone del guru, ve lo ricordate? Sembra che il bastone del guru si sia rotto, ma questo è il pezzo più importante perché racchiude la potente pietra lunare. Forse un giorno potrai aiutarlo a riparare il bastone, ma per adesso tutti i danni che subisci sono ridotti del 50%. Questa è la pietra luna dello sciamano, me lo ricordo, quando eravamo nell'outback australiano. Manga dell'ippopotamo samurai. La classica storia di un ippopotamo samurai errante, famoso per la sua grande forza e il suo grande appetito, specialmente per i rotoli di sushi. Guerriero samurai, meraviglia dell'artigianato giapponese. Si dice che un tempo questa misteriosa scultura fosse stata prodotta prendendo a modello un diabolico spadaccino. Wilbur, l'agile, fu un guerriero samurai noto per la forza bruta e il fascino esercitato sulle signore. Pesce di giada. Forse ispirata alla leggenda di Momotaro, questa grande pesca ornamentale scolpita è in giada rosa, con un enorme rubino come nocciolo. Teiera d'oro. Si dice che la particolare argilla dorata utilizzata per creare questa antica teiera doni alla bevanda un gusto incomparabile. Solo ai più importanti maestri ninja è permesso bere il sacro tè. Statua di artiglio di drago. Questo artiglio di drago, fatto di una misteriosa lega metallica, afferra una gigantesca perla perfetta, simbolo di saggezza. Tuttavia alcuni credono non sia l'artiglio di un drago, ma quello di un enorme gufo. La moneta di Magshot. Questa ricercatissima moneta è ciò che rimane dell'impero delle scommesse di Mesa City creato da Magshot. Nonostante abbia perso il suo onore e le sue ricchezze, ha tenuto la moneta come portafortuna quando in seguito ha iniziato la sua carriera da pilota combattente nei ranghi degli assi. La moneta aumenta il bottino del giocatore. Non sapevo che Magshot ha la sua moneta. Ma era sempre un membro del quintetto diabolico. Biscottiera della signorina Puffin. Rubare il barattolo dei biscotti della signora Puffin è stato uno dei primi colpi della banda. Bentley preparò il piano per sottrarre il contenitore dalla scrivania della signora Puffin. Sly si infilò il barattolo nel cappello proprio mentre arrivava il custode. Wow, non lo sapevo! Allora l'avevano presa all'orfanotrofio. Cera per bastoni. Stanco di segni di scaglie di lucertola e aculi di porcospino sul tuo bastone? La famiglia Cooper la usa da secoli. Basta applicare un pizzico di cera e lucidare con un panno pulito.
Guarda come risplende il bastone. Canocchiale d'ottone. Un canocchiale telescopico in ottone con motivo inciso lateralmente. Aggiunge una nota chic all'armamentario di ogni ladro. Bello sto canocchiale. Bussola in vetro colorato. Una bussola artigianale con un complesso design in vetro colorato. Andava indossata al polso, fondamentale nella navigazione in luoghi ignoti. Il vaso di Zlatan Kamen. Il giovane Zlatan Kamen era solito piazzare questo vaso nei vestiboli e nascondersi al suo interno, in attesa che passassero ignare vittime, prima di sbucare fuori e rapinarle. Arrivederci a tutti, ragazzi, vi aspetto nella terza parte con i tesori di Sly Cooper, Ladri nel Tempo, raccontati da Gabriel Osta.